C'è da fare mente locale. Perché mancano circa 16, 17, 18 giorni, comunque giù di lì all'inizio del campionato, alla partita con il Sassuolo. E sicuramente le cose in questo momento non sembrano andare nel verso giusto. Mi perdonerete questo video abbastanza di stampo pessimista, ma non posso farne altrimenti, perché andiamo con ordine. Io credo che ancora ci sia un grosso buco nella Juventus, e quel buco è la sinistra. Ne parlavamo anche ieri in un altro contenuto che vi ringrazio tra l'altro perché è stato particolarmente apprezzato. Avete visto che c'è stato un lavoro differente dietro, siete stati contenti e quindi se siete contenti voi, vi assicuro sono contento anch'io perché quando un lavoro viene gratificato è sempre molto molto bello e spero di aver dato un'idea differente anche di quella che è l'operazione Firmino. Poi vera o non vera, perché non si è ancora capito, però a sinistra sicuramente ci sono dei difetti di costruzione di questa Juve. Come la guardi, perché alla sinistra poco e niente. Terzino sinistro ci sarebbe Luca Pellegrini da provare a valorizzare, ma allo stesso tempo abbiamo già visto due partite su due, già giocato Alexandro tutte e due, e Pellegrini ha giocato nettamente meno rispetto al brasiliano che non è apparso in ottima forma. Centrale sinistro di difesa. Non siamo messi benissimo perché non ne abbiamo neanche uno. È stato messo lì Bremer e probabilmente andrà a ricoprire quel ruolo durante la stagione, ma sapete bene che io penso che sia necessario un difensore mancino che possa giocare al fianco di Bremer, magari spostato verso destra. Poi Bremer può benissimo fare il centro-sinistra, ma il centro-destra titolare chi è? Bonucci? Gatti? Lo stesso Rugani? Secondo me il reparto difensivo della Juventus è un po' ancora da rivedere. E soprattutto l'unico giocatore che sembrava poter avere un senso logico nella mediana, quindi mezzala sinistra, perché non mi sento di confermare Rabiot in quella posizione, era appunto Paul Pogba. A centrocampo la Juventus ha avuto tre innesti rispetto alla passata stagione. Pogba a parametro zero a Manchester United, Fagioli rientrato dal prestito alla Cremonese e Nicolò Rovella rientrato dal prestito al Genoa. Pogba e Fagioli sono due giocatori che mezzala sinistra possono giocarci e anche l'altra sera Allegri ha inserito Fagioli proprio in quella posizione lì. L'altra volta invece l'aveva fatto giocare mezzala di destra, però non importa, nel senso che sono giocatori che possono giocarsi da una parte che dall'altra. Addirittura con il Barcellona abbiamo visto Locatelli mezzala di sinistra, quindi bene o male a centrocampo in un modo o nell'altro qualcosa può inventare, però con Rovella che è sempre richiesta in Serie A da Salernitana e la Sverona e altre squadre. In questo momento la Juventus però non sembra voler accelerare questo discorso e Allegri potrebbe optare per mantenere Nicolò Rovella alla base, alla Juventus e utilizzarlo come vice giocatore o come giocatore avanti la difesa perché comunque l'altra sera ha fatto una bella partita. Locatelli potrebbe essere assolutamente un giocatore che entra nelle gerarchie senza ombra di dubbio, però tutto questo disegno tattico viene abbastanza annullato, se vogliamo, dalle notizie che stanno rincorrendo Paul Pogba. Perché se l'altro giorno avevamo semplicemente un comunicato ufficiale della Juventus che diceva: ragazzi, lo traduco terra terra, ragazzi, Pogba c'ha una lesione al menisco, quindi sicuramente non parte per Dallas per andare a giocare col Barcellona, rimane qui a Los Angeles, vediamo che cosa succede e poi ok. Ora abbiamo la certezza che Pogba invece sta rientrando in Italia, sta rientrando a Torino, dove avrà una visita medica ortopedica approfondita, come già ci aveva annunciato la Juventus, ma Gazzetta dello Sport e traduco Fabiana Della Valle, quindi firma autorevole, che tra l'altro è proprio là, in America, è negli USA, e sta seguendo la Juventus, il tour della Juventus, quindi sicuramente qualche informazione di primissima mano a lei arriva. Ovviamente anche dai contatti che negli anni avrà creato con la Juventus stessa. Fabiana, che cosa dice? Che addirittura Pogba rischia di saltare il mondiale. E non è che mi dispiaccia tanto lato Pogba. Sono abbastanza onesto con voi, non voglio sembrare ipocrita, no. A me dei calciatori non italiani che facciano il mondiale o non lo facciano, me ne frega niente. Perché? Perché io ovviamente ragiono nella maniera più antipatica possibile, anche se vogliamo, ma preferisco salvaguardare la Juventus e preferisco salvaguardare la nazionale italiana, che sono le due squadre che sostengo, no? E quindi che Pogba faccia il mondiale o meno,
a me importa poco. Ovviamente a Pogba importa tanto, e la Juventus credo che sia quella via di mezzo tra me e Pogba, e cioè molto più spostata verso il mio pensiero, che tu lo faccia o non lo faccia, a noi non cambia, però capisco che se devo dialogare con te e trovare una strategia di recupero migliore, non posso non prendere in considerazione il fatto che tu voglia fare il mondiale. Perché potrebbe saltare il mondiale? Perché? Perché potrebbe fare questa operazione in grado di sistemare il menisco in un paio di mesi. Si parla di 45, 50, 60 giorni a seconda da quello che è il recupero. Ne parlavo anche l'altro giorno, mi dicevo, ragazzi, il menisco non è un'operazione così scorbutica, così antipatica. Però è vero che se il menisco è rotto e quindi lesionato, qualcosa in più va fatto, non basta una pulizia, non basta aspirare, però stiamo sempre parlando di tempi di recupero abbastanza brevi, considerato però che tra 15, 16, 17, 18 giorni si scende in campo, capite bene che allora almeno 30, se non 45, 50, poi li perdi comunque. E questo potrebbe significare un rientro ad ottobre e, tradotto ancora una volta, perdere almeno 5-6 partite di Serie A e forse una o due di Champions. Insomma, stiamo parlando di una decina di partite, e visto com'è partita, scusate la ripetizione, della Juventus l'anno scorso, aver fuori dai piani per le prime settimane di gioco effettivo il colpo a centrocampo, allora questo potrebbe essere un problema. In alternativa, la Juventus potrebbe scegliere insieme a Pogba una strada più lunga, quindi uno stop più lungo, per evitare che poi il menisco in seguito possa avere altri problemi. Ora non vado nei dettagli, ragazzi, perché lo sapete bene, non ho una formazione medica e non ne ho la più pallida idea di come funziona questa cosa, però è un'opzione che sta iniziando a circolare, e ribadisco, se Fabiana ha iniziato a parlare di questa cosa qua, probabilmente perché lato Juve ha respirato anche questa opzione. Ora non sappiamo ancora cosa abbia deciso la Juventus, cosa abbia deciso Pogba, non sappiamo nemmeno l'esito di questa visita ortopedica che dovrà fare Pogba, quindi è tutto per parlare. Però indubbiamente dobbiamo metterci nell'ordine delle idee che se Pogba starà fuori qualcosa come 4-5 mesi, perché magari sceglierà, opterà per la strada più lunga e più sicura sul lungo periodo e quindi sulla sua carriera, cosa che io tenderei a discutere perché non credo che Pogba voglia saltare il mondiale, però teniamoci aperto l'opzione. Allora la Juventus poi dovrà tornare sul mercato per cercare di andare ad acquistare un calciatore. Potrebbe essere Paredes, quindi spostare Locatelli in mezzo alla sinistra? Sì, potrebbe essere, può essere un'opzione, però io non sono particolarmente affascinato da questa opzione. E allora vi dico, se dovessi proprio decidere Pogba e la Juventus di andare a fare questa operazione così lunga, probabilmente il ragionamento sull'andare almeno ad informarmi su Milinkovic-Savic, che era un po' l'alternativa a Pogba a inizio anno, beh, probabilmente lo farei, a costo di non acquistare Firmino, abbiamo visto ieri i costi dell'operazione, a costo eventualmente nemmeno di andare sul mercato per un esterno sinistro basso e tenerci Alessandro per un ultimo anno con Pellegrini pronto a subentrare, con addirittura, vi dico, tenendo questo pacchetto arretrato, tenendo questi quattro difensori centrali che non mi danno garanzia, non me la danno, però è ovvio che se devi fare un colpo extra che non avevi preso in considerazione, è oneroso, da qualche parte poi devi tagliare. E allora vi dico, se Pogba davvero rimarrà fuori 4-5 mesi, per come ragiono io, la Juventus dovrebbe fiondarsi su Milinkovic-Savic e dopo chiudere il mercato con solamente un altro giocatore, che potrebbe essere benissimo un esterno alto a sinistra, un giocatore in grado di giocare in quella posizione, mantenendo addirittura Ken come vice Vlahovic, anche se poi c'era a valutare anche Vlahovic. Spero che le parole di Allegri, e cioè Vlahovic giocherà col Real Madrid, non siano soltanto una copertura, ma questo lo impareremo veramente presto, perché nel fine settimana la Juventus scende in campo contro i Galacticos. Però ragazzi, è ovvio che si inizia a metterle tutte insieme, quindi il poco tempo che manca da qui a Sassuolo, dove rimarrà Berardi con tutta probabilità, dato che ieri ha preso la maglia numero 10, le falle di costruzione della rosa, che in questo momento sono ancora evidenti, alcuni reparti che sono da ritoccare, l'interrogativo legato al menisco di Pogba, che se devo pensare davvero che un giocatore possa rimanere fuori 4, 5, 6 mesi per un menisco, allora non so più in cosa credere, perché vuol dire che il menisco si è disintegrato e quindi deve mettergliene una protesi d'acciaio, non so nemmeno
che cosa devo pensare, quindi la necessità magari di tornare sul mercato. Vi dico, tante cose sono già state fatte, ma tante altre ne mancano. L'uscita di alcuni giocatori come Arthur, crociamo le dita, tra Arsenal e Valencia, che qualcuno possa pigliarselo, oppure la permanenza in rosa di altri giocatori come Rabiot, e quindi ripresentarci ancora l'anno prossimo con Rabiot, Locatelli e McKennie Zaccaria, stesso centrocampo dell'anno scorso, con l'unica differenza che magari le riserve saranno Fagioli, Rovella e Miretti. Sembra un'opzione un po' azzardata, devo dire la verità. E quindi qualcosa in più a centrocampo serve. Non dimentichiamoci che negli anni è sempre stato il nostro punto debole. Pogba ci metteva una grande toppa, ma senza Pogba si torna indietro. E quindi se, è sempre un se, ragioniamo, perché qui del futuro non v'è certezza, del domani non v'è certezza, si ragiona solo per ipotesi. Ma se davvero Pogba e la Juventus decideranno per la via lunga e più complicata, ribadisco, secondo me è difficile perché il calciatore mondiale vorrà fare, allora sul mercato ci si deve tornare con forza, con prepotenza, e chiudere una rosa che poi magari può fare eventualmente un altro piccolo colpo da qui alla fine, del tipo se esce Rugani allora, però bisogna iniziare a calare tutti gli assi. Quindi se l'obiettivo poi diventa Milinkovic-Savic e l'altro Zaniolo, andare a Roma con una bella valigetta piena di soldi, dato che quest'anno non abbiamo spesi, quest'anno non abbiamo spesi, siamo andati solo a risparmio, abbiamo già fatto i conti in tasca la Juve più di una volta, e non credo che la Juve si sia presentata a questo mercato estivo con 0 euro nel cassetto da spendere, nonostante i riscatti di Chiesa, le rate di Locatelli e i soldi di Vlahovic, che comunque erano stati pagati, coperti anche dalle cessioni di Bentancur e Kulusevski. Io non ci credo che la Juventus si sia presentata con 0 spaccato in tasca, e quindi rimango fiducioso del fatto che se davvero Pogba rimarrà fuori così tanto tempo, la Juventus interverrà sul mercato un po' come era stato con Chiesa. Chiesa fuori così tanto, bene, allora arriva Vlahovic, speriamo, perché in questo momento la rosa non mi sembra completa, e soprattutto senza Pogba sono non uno, forse due passi indietro.